sono quasi sempre divisori di piccoli e comunicazione, mentre loro le relazioni col mondo esterno. Il silenzio a cui costringe la pazzia obbliga a portarsi il tempo. Quello che è il silenzio portato si trasforma in intuizione. La prigione bianca apre le porte al molteplici forme di comunicazione dell'essere. Guardate bene, ricordate di questa parola, essere. Di lato comunicazioni alternative, che vanno scolorate con minaccia, umiltà, di pazienza. Non a caso l'intuizione è una qualità largamente utilizzata nella mente familiare. Nasce nei contesti in cui la relazione affettiva è molto forte. L'osservazione, l'attenzione, la sensibilità rispetto alla stimolazione creativa, l'invenzione di strategie alternative personalizzate di comunicazione, se applicate costantemente, creano rapporti di profonda empatia. Tale da trasformare la persona colpita da pazzia e riportarla direttamente alla vita attiva. La qualità del rapporto trova un ruolo fondamentale nella rieducazione della persona. Vedendo malattia, obbliga la persona a creare il rapporto con se stesso, a guidare bene il modo di sentire, impone una trasformazione che si realizza con un faticoso, doloroso e incessante lavoro di scarico interiore. Il piscattacco il criticismo non funziona più perché ogni relazione è interamente giocata sulla definizione dello spirito, cosa che non interessa a nessuno, ma alle piace civili. Nessuno ha gli strumenti di adeguati per parlare di spiriti e di donne. Questo spirito va poco voce il valore della società. È in questa dimensione che la qualità dell'essere in primo piano e in primo piano è annullato talmente l'ego, la preselezione di sé, i ruoli, le etichette, i riconoscimenti, che è l'unica in quella dimensione dello spirito che fa cercare e creare una nuova relazione. L'incontro e la svolta sono possibili solo nella ricerca del contatto con l'altro in questa dimensione a cui nessuno ha pensato finora, che opera a mettersi in discussione, a guardarsi dentro e a riconoscersi nell'acqua di spettate fonte. In quella energia che nasce nella relazione affettiva molto forte e che richiede sacrificio attorno di sé, di disponibilità di tempo, inventiva di intuizione e che fluisce libera dal segno intenzionale. In questa distinzione, quel silenzio vuoto e angosciante si cade dal dito però per i contenuti. Dare voce al silenzio dell'anima è sempre un'impresa ardua e chiede tutt'altri strumenti. L'unico miracolo possibile in noi non viene dall'esterno. Non esistono al mondo guaritori, medici, logopedisti o fisioterapisti in grado di operare miracoli o di restituirci quello che abbiamo perso. Senza il nostro costante impegno personale, e qua mi riposo agli amici afasici, non c'è guarigione o ricupera di sorta, non si ricorda più come prima.
persone che eravamo un tempo sono morte come le cellule del nostro cervello. Ci viene data una seconda opportunità di vita. Possiamo diventare persone migliori rispetto a quella che eravamo prima. L'evento che ci ha pian piano della vita può svelarci nuove dimensioni dell'essere e darci nuove opportunità di esprimerci. A noi la scelta di voler vivere questa nuova vita, pienamente, a metà o per niente. Se vogliamo vivere, se ancora abbiamo uno scopo per cui vale la pena di lottare, occorre rimbalzarsi nelle maniche e con santa pazienza e forza di volontà aggrapparsi alla vita così com'è, scoprendolo giorno per giorno i dati positivi, sviluppando tutte le possibili strategie di adattamento e di superamento dei propri limiti, in ambienti umanamente rispettosi della dignità della persona. Nessuna riabilitazione tecnica è efficace, nessuna metodologia innovativa è sufficiente se non è sorretta da una motivazione profonda e se non è sposta con umanità. Ma non basta, ci vuole l'impegno personale e di sé. Grazie.